Un formale esposto alla Procura della Repubblica di Pescara è stato presentato dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini contro il mancato accesso agli atti da parte della Saga, la società abruzzese che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. L'azione è stata intrapresa per verificare il reale inizio dei lavori di allungamento della pista di volo dell'aeroporto annunciati nel corso di una conferenza stampa dagli esponenti politici di maggioranza lo scorso 5 febbraio, ma effettivamente visibili in cantiere soltanto molti mesi dopo. Sì, perché abbiamo visto tutti lo scorso 5 febbraio con gran dispiegamento di uomini e mezzi l'inaugurazione del cantiere di allungamento della pista dell'aeroporto. A quella data però sono susseguiti mesi in cui il cantiere è stato completamente fermo e muto, quindi senza alcun lavoratore, e ho sentito come consigliere regionale il dovere di chiedere quindi a Saga un semplicissimo atto, cioè l'inizio lavori. Saga, rispetto a questa mia richiesta, ha rigettato la domanda, quindi impedendo l'esercizio di quel potere ispettivo che è proprio del consigliere regionale e che è assolutamente sancito e garantito dall'articolo 30 dello Statuto di Regione Abruzzo. Mi chiedo perché, di fronte ad un appalto milionario rispetto all'infrastruttura più grande della Regione Abruzzo, mi venga impedito di avere un documento così semplice. Il rifiuto di Saga di fornire i documenti richiesti, aggiunto ancora Alessandrini, è un atto di arbitrio che non può essere tollerato, specie se proprio l'ente controllato pone limiti al controllo del proprio operato. Ho mandato questa mia controdeduzione anche in conoscenza al direttore Sorgi, nulla mi è stato risposto dalla Saga e solo molti mesi dopo invece il direttore Sorgi mi ha scritto che non ha a disposizione presso la Regione questi documenti e che quindi quando gli verranno inviati io potrò fare un nuovo atto, in una inerzia incredibile rispetto al fatto che la mia richiesta era contingente proprio al periodo in cui quel cantiere era completamente fermo. Rispondermi 4 mesi dopo che non si hanno quei documenti sta impedendo a me come consigliere regionale di esercitare un mio diritto e soprattutto di poter informare la collettività rispetto ad un appalto così importante, un appalto milionario che riguarda l'infrastruttura più grande della regione. Ho richiesto anche la convocazione urgente di una commissione vigilanza che porti quindi al tavolo della commissione gli attori di questa vicenda e spero che possa risolversi tutto al più presto con la consegna di un documento così semplice come l'inizio lavori.